Mi fate vedere due facce? Ma adesso l'ho agitato, quindi andiamo subito sulle facce. Oh, nelle storie c'era scritto a vostro rischio e pericolo, quindi quello è tipo un contratto non scritto, dove se faccio della grassofobia o delle altre robe, del razzismo o altre robe, non conta, eh. Non mi dovete rompere i coglioni, zio porco. Porca troia, frate, hai mai pensato di aprire un canale YouTube? Devi aprire un canale YouTube e chiamarlo Gabbo di Squared. Praticamente, cioè, andrà in voga per tantissimo tempo, ma sarà tutto il tempo in cui praticamente non farai mai un euro. E nel momento in cui si inizierà a guadagnare con il tuo lavoro, pensa un po', non ti si inculerà più nessuno. Saluto ovviamente a Gamba di Squalo. Ma che cazzo è? Ma che t'hanno fatto alla faccia? Molto carino, sei un bravo ragazzo. Il problema sai qual è? Che hai anche questo anellino al naso. E l'anellino al naso, sai a chi lo mettiamo? Ai tori, porco Dio! Alle mucche, quando li devo prendere per le sise e cominciare a guadagnare del latte per la mia bevitura mattutina. Sto cazzo di coso al naso. E questi? Non ce posso credere! Frodo! Ma allora gliel'ha fatta a tenesse l'anello alla fine. What the fuck? Dall'altra parte invece non ci posso proprio credere. Siuderone da giovane con i capelli di Tedua. Pazzesco. Allora sì, smescio tutte e due. Però frate, quella a sinistra mi ricorda vagamente American Psycho. Ci posso stare? Allora sì, bello tutto. La domanda che mi porgo è: ma chi cazzo ti sta facendo la foto? Porco Dio, è più bassa di Henry Lazza la tipa. Mi sembrano delle mani di una tipa. Questa? Scusa, ma te devi finire la terza elementare, amore mio. Ma non mandare le foto sull'internet. Tu c'hai la foto di uno dei cinque notti dentro la camera. Ma te devi uscire dal dipinto e magnate de notte. Beh, pass. Abbiamo una coppia. Io avevo chiesto la foto di chi mi seguiva. Non avevo chiesto la foto dei genitori di chi mi seguiva. È impossibile, voi mi seguiate, siete troppo grandi. Molto belli tutti e due. Mi piace molto il nastro al collo di lei. Ti voglio bene, sei un bel ragazzo. C'hai lo stesso capello di tutti, zio porco. Siete fatti con lo stampino. Ma vi voglio bene. Ma levalo sto cazzo d'effetto che te sta trascinando via tutta la faccia. Pezzo di stronzo. Ma guarda che mini Zano che c'ha. No, guardalo. Questo è mini Zano cattivo. Guarda, lo vedi il sorriso, è più diabolico del solito. Bello il ragazzo. Smescerei, ma pure questo ti porta a mangiare la carne rossa. Quindi poi sto pesantito di corpo. Al massimo gli faccio una pompa. Oh, una pupa! Lineamenti orientali. Però attenzione, vedo del Vegeta. Bella ragazza. Bel ragazzo. 21 e 3 minuti. 21 e 5. Chad! Ah, frate, questo direttamente uscito da OC. Orecchie veramente piramidali, ma ben fatte. Anzi, è il nostro primo 9 su 10, ragazzo. Ragazzi, ma siete nati tutti, zio porco, con la mandibola di George Clooney. Avete rotto il cazzo. Mi può uscire una busta di merda? Oh, grazie al cielo. Bellissimo ragazzo. Non posso giudicarlo. Non vedo gli occhi. No. No. Ah sì, con tutto l'amore del mondo. Magari sei un fascistone clamoroso e ti stai a fare lo stesso capello. Ma te giuro, per un attimo mi è venuto Tarzan e spara il braccio a destra. Ma che gli è cascato? Tutto il prodotto di Valerio Mazzei in testa gli è cascato. Tu mi metti tristezza. Questo frate, quando si deve masturbare, invece di aprire Pornhub, apri una live di Saidonia. Molto bell'uomo. Ci fotto? Bellissimo uomo. Ci fotto un po' capigliatura così, sbarazzina. Mi ricordi me quando mi faccio crescere cose. Ma adesso voglio una donna. Mi sono rotto i coglioni, quindi vi skip. Allora, il ragazzo ci segue da sempre. È un grandissimo fan. Ci facciamo sempre la foto. Gli faccio sempre un autografo diverso. Ci segue tantissimo. Quindi secondo me se la prende a ride quando io dico che io in sta foto vedo un disabile, ma non è lui. Dai, dai, dai. Oh, grazie. Analizziamo la signorina. Sopracciglia interessanti. Se le unisco vado a generare il gabbiano di Eren. Bel vestito. Sì, molto bello. Capello ben tenuto. 6 su 10, dai. Sei una bella ragazza, ma non mi dai un'idea di malessere. Anzi, mi dai l'idea di una che mi cucinerebbe anche. Solo maschi! Solo maschi! Solo maschi! Solo maschi! Solo uomini pure belli! Oh, donna capelli d'arancioni! Good vibing. Belle sopracciglia. Ah,
ma non ci posso credere, anche tu fai parte dei 6 di Pain. Pazzesco, non avevo notato. Su Real Power gli sono ricresciuti finalmente i capelli. Ah, che cazzo dici? Non ci posso proprio credere. Bel ragazzo, stile un po' NBA. Ci fotto, me lo porterei a casa. Ma niente sesso, sì, mi ispira a una relazione duratura. Foto con la cannettina. Oh, donna! Donna avvistata! Oh, cardigan, maglione grigio. Zara, 29,99€. Oh, magliettina bianca. Ehi. Sono veramente una ragazza acqua e sapone. Un color rosa pallido. Allora, molto molto bella la palette di colori. Bravissima, anche il jeans è molto azzeccato. Sì. Però c'è un problema. Quando io dico di mandarmi dei selfie, so selfie devono essere. O foto che te se vedono. 20 e 34. L'offredo abbiamo. 20 e 34. Attenzione, Loffredo, sti candidi come mod più bello. Pazzesco. Certo, c'è Marco Evan, sfortunatamente. Quindi, ahimè, non ci si può fare niente. Secondo te ci potrei mettere. Guarda, e poi che te fa? Te fa, oddio, te fa mano dietro un pochino alla Zac Efron. Ma vaffanculo, va, Loffredo, ammazzate. Oh, una donna. Oh, beh, cazzo, ma tutte brune sono. Tutte così. La voglio bionda, mora, bruna, pure trans, basta che c'è un cazzo che m'encula. Molto bella ragazza. Occhi neri, bellissimi occhi neri. Sì, vibe, good vibing. Tu però, voglio passare con te un Halloween. Oh, guarda che belle che sono le tipe che ci seguono. Sono tutte belle. E sapete perché siete più belle? Perché non dovete pensare al giudizio esterno delle persone. Perché le serate le passate a guardare la stream di Stallions TV. Dai, te pare che uno ce li avesse i capelli? Oh! Mi avete rotto il cazzo! Ma come fate? Ma siete rotti! Cioè, voglio dire, non è possibile. Questo non ci avrà l'età mia, però. No, mi pare molto più giovane. Forse so io che sembro troppo più vecchio. Ma chi so tutte foto false. Dai, sì. Ma perché? È il gigante mascella! Ma te voglio vedere in faccia e mi devi mettere la foto del gigante mascella! Vabbè, è ingiocabile, cioè, una roba ingiocabile, sì. Dai, ok. Dai, vai, oh. Oh, aspetta, ti faccio ridere, eh. Vai, oh. Non ci posso credere, oh. Ma che cazzo è? No, sei un bel ragazzo, eh. Però, fratello, cioè, non riesco a capire come sei uscito. Cioè, sei stranissimo. A parte non capisco perché pare che stai per droppare il miglior mixtape degli ultimi 15 anni. O forse che mi stai a puntare una Glock alla testa. Ma da dove arriva la foto? 51, cioè, ma che cellulare c'hai? Cioè, il sistema solare fa direttamente. Questa è Shape of 104. Ma che cazzo hai fatto al naso, frate? No, frate. Sono costretto ad andare avanti. Ah, ho capito. Impossibile trovare una donna brutta nella stalla. Sono tutte uscite direttamente da una rivista di Prada. Però non uscirei mai con te, perché sembri veramente una che mi porterebbe a mangiare italiano. E a me fa cagare. Cioè, vorrei evitare di mangiare italiano. Cioè, pure te ce l'hai la cosa. Cioè, ragazzi, dai, porco Dio! Ma che cazzo significa? Ma sputati i ferri da stiro! Oh! Ma che è questo qua? Ma guardalo! Vabbè. Ah sì, bella ragazza, mi piace il capello, mi piacciono i tatuaggi, certo, mamma mia, l'onda del mare, il fiore, la scritta tenebrosa che pare uscita da una thumbnail ideale della giusta. Oh! Oh! Ah! Fatte porco di un dragone sulle zinne! Manuxo! Oh, eccolo! Questo, ragazzi, è il capello, la posa e pure il coso sopra il naso! Mamma mia! E pure la doppia maglietta che se... No, glielo devo far vedere, sì. Glielo devo far vedere. Cioè, questa è inquietante. Basta, raga, avete rotto i coglioni, ma c'avete solo una quinta. E gli uomini c'hanno ste mascellone. E voi c'avete solamente delle sbergione da latte inspiegabili. E mi sono anche rotto i coglioni. Frate, te giuro, mi sembri Antonio lo sbancatore. Non so che cazzo dite. Ma c'è qualcosa di strano, ma forse so gli occhiali. Non lo so, mi incuti un po' di ansia. Signore e signori, abbiamo finito un po' le facce. Magari ci ritorniamo, magari no.